tema della corretta rappresentazione di una forma nello spazio ha avuto un'importanza fondamentale nella storia dell'arte figurativa occidentale, soprattutto tra 400 e 700. Allo studio della prospettiva i pittori hanno affiancato, fin dal XV secolo, l'impiego di una varia strumentazione per verificare e avere un valido ausilio nella rappresentazione piana della tridimensionalità dello spazio fisico. Questi prospettografi vennero usati diffusamente anche da grandi artisti. I dispositivi più semplici e più utilizzati si basano sul principio, già definito da Leon Battista Alberti e quindi codificato da Leonardo, di intercettare e bloccare la figura con un piano di intersezione del cono visivo. Questo piano è costituito da un velo o da un vetro, comunque da una superficie sufficientemente trasparente e su cui si possa direttamente delineare l'immagine osservata ponendo l'occhio a un cannone, ovvero a un traguardo che costringa l'operatore a mantenere fisso il punto di vista. Un altro gruppo prevede un piano di intersezione costituito da un reticolo che suddivide e organizza la scena in modo da consentire al disegnatore di riportarla su un foglio di carta ugualmente quadrettato. Albrecht Dürer, in questa famosa xilografia, ci mostra uno di questi dispositivi, impiegato per risolvere un problema decisamente arduo di scorcio. Lo stesso Albrecht Dürer ci mostra un ulteriore metodo. Questa volta il dispositivo prevede l'uso di un telaio con fili mobili su cui sono infilate delle perline ugualmente scorrevoli. Nel punto dove un ulteriore filo, tirato dal punto oggetto al centro di proiezione, interseca il piano del telaio, viene posizionata la perlina. Chiudendo lo sportello laterale su cui è fissato un foglio di carta, il punto individuato dalla perlina potrà essere segnato permanentemente e, punto dopo punto, l'immagine verrà ricostruita con estrema fedeltà.